è omosessuale dal 5 al 10% della popolazione, lo dice l'OMS. Molti di quanti sono in platea, molti di voi quindi, sono omosessuali, ma pochi ammettono di esserlo. L'Italia in Europa è tra i paesi col minor tasso di coming out. Non è un caso che siamo messi male come i paesi di religione ortodossa, ad esempio. È il risultato di un paese che ha sempre voluto poco bene alle persone omosessuali, che per le persone omosessuali ha fatto sinora poco o nulla. Se vogliamo allora davvero portare questo paese in Europa, se vogliamo essere liberali, liberali per carità di sinistra, ma liberali, allora non possiamo soltanto mettere in campo azioni che spazzino via i dinosauri della politica. L'approccio deve essere concreto e non ideologico, come è il nostro stile, come è lo stile della Leopolda, per aiutare banalmente le persone a poter essere più felici. Una legge contro l'omofobia, innanzitutto, perché questo è un paese di bizzarro, dove esiste una legge Mancino che giustamente protegge le persone di etnia, nazionalità e religioni diverse, ma dove quella stessa legge Mancino non tutela tutte le altre minoranze, ad iniziare da quella delle persone omosessuali e transessuali. E poi una legge che riconosca le nostre coppie. Non chiediamo la luna. Pretendere parità assoluta è un concetto assolutamente giusto. Alla Zapatero, tanto per intenderci, ci sembra ragionevole pensare per il nostro paese a soluzioni intermedie, che intanto risolvano molti dei problemi quotidiani che le coppie dello stesso sesso incontrano nella loro vita. Un istituto come quello delle civil partnership inglese o come quello delle convivenze registrate tedesco. Infine il ruolo della politica concreta. Io ho sentito tanti sindaci parlare qua prima di me. E allora azioni positive per aiutare nelle scuole gli adolescenti gay e lesbiche, per combattere le discriminazioni, per far passare una cultura dell'accettazione della diversità, sono fondamentali per emancipare questo paese sotto il profilo dei diritti civili. In Toscana ci abbiamo provato, ma tutto a un tratto tutto questo è finito. Sono 2 anni che la Toscana su questi temi non fa più assolutamente nulla. Ed è un peccato, i risultati si vedono come a Grosseto, dove i consiglieri comunali del PD hanno in gran parte votato contro il registro delle unioni civili. Su questi temi passa la modernità del paese, si liberano le società e le sue energie, si attraggono cervelli, si coniugano talenti e tecnologie. Non sono temi secondari di cui occuparsi. Grazie.